cosa si prova ad essere premiati come docenti innovatori? È innanzitutto una grandissima emozione. La seconda sensazione fortissima è di non meritarlo. Quelli presenti in questa stanza meritavano quanto me, forse anche più di me, il premio, e mi sento di condividerlo con ognuno di loro. Se però riflettiamo, ma giusto un secondo, sulla parola innovazione. Innovazione non è l'utilizzo di un mezzo tecnologico, di un computer, di un robot, di quello che sia. Innovazione è uno stato mentale, o meglio, è uno stato dell'anima. Viviamo una scuola particolare in cui c'è un'enorme differenza tra noi e gli studenti. Noi li accompagniamo in un futuro in cui loro sono già. Innovazione è essere capace di questo. Mi dicevano poco fa un'espressione che mi è piaciuta tanto: sporcarsi le mani, cioè essere capace di scendere in mezzo a loro e di tirarli verso un futuro che né noi né loro conosciamo ancora. Per cui più del risultato, più del successo, forse conta il cammino fatto per arrivarci.